L'ipertensione colpisce dal 30 al 45% della popolazione adulta nel mondo, un killer silente che nella maggior parte dei casi non dà disturbi ed è tra le cause principali di morte prematura per infarto e ictus. La parodontite riguarda oltre il 50% degli individui e si associa a un rischio elevato di soffrire di pressione alta. A conferma della stretta interconnessione tra le due malattie, arriva uno studio condotto da Francesco D'Aiuto dell'UCL Eastman Dental Institute di Londra e membro della Società Italiana di Parodontologia e Implantologia, secondo cui a soffrire di pressione alta è il 14% delle persone con parodontite contro il 7% di quelle del gruppo di controllo, a parità di tutti gli altri fattori di rischio. Per questa ragione la Società Italiana di Parodontologia e Implantologia, SIDP, e la Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa, SIA, hanno siglato un accordo con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza nei professionisti di entrambi i campi di intervento e quindi di migliorare la gestione dei pazienti, come spiega Luca Landi, presidente SIDP. Questo studio fatto dal professor D'Aiuto a Londra è uno studio molto importante che tra l'altro duplica un altro studio simile fatto negli Stati Uniti, pubblicato proprio recentemente con il primo nome del dottor Thomas Van Dijk del Foresight Institute collegato ad Harvard. E fondamentalmente ci mostra in maniera chiara come le persone affette da parodontite abbiano un rischio maggiore di avere ipertensione, perché le due malattie condividono un background genetico, quindi degli stessi meccanismi patogenetici che li portano entrambi a lavorare sinergicamente peggiorando le condizioni di una malattia dell'altra. Quindi quello che cerchiamo di fare è sensibilizzare la popolazione attraverso tutte queste evidenze che ci sono per riuscire a far capire come la prevenzione di una malattia importante come la parodontite ha non solo degli effetti positivi a livello locale, a livello del cavo orale, ma anche a livello sistemico per quello che riguarda alcune malattie come e compresa anche l'ipertensione arteriosa. E su questo tema la Società Italiana di Parodontologia e Implantologia insieme alla Società Italiana di Ipertensione Arteriosa hanno voluto proprio unire le forze per cercare di arrivare ad una sinergia di attività che possa portare ancora maggiori evidenze e offrire non solo ai professionisti del settore ma alla popolazione un quadro ben chiaro di quelle che sono le azioni concrete da fare nella vita quotidiana e nel controllo periodico per cercare di ridurre il rischio di sviluppare l'ipertensione e di sviluppare la parodontite. La terapia fotodinamica in dermatologia è entrata di recente a far parte dei protocolli terapeutici di importanti malattie, da quelle degenerative a quelle infiammatorie a quelle che non hanno ancora una cura specifica. Mercoledì 5 maggio dalle 17.30 alle 20.30 UPMC presenta il live webinar ECM, terapia fotodinamica in dermatologia, un'opportunità terapeutica naturale dall'estetica ai tumori della cute. Responsabile scientifico dell'evento Marcello Monti, dermatologo e infettivologo, professore emerito di dermatologia presso l'Università degli Studi di Milano e consulente dermatologo presso UPMC Salvador Mundi International Hospital di Roma. La terapia fotodinamica è una terapia innovativa di per sé perché non usa farmaci, non usa radiazione, non usa energie, usa semplicemente un fotosensibilizzante che è un prodotto nostro, quindi non è neanche un farmaco, e la luce visibile. Riesce questa reazione che avviene tra luce e fotosensibilizzante a fare molte azioni differenti sulla pelle. Una di queste, la più importante, è quella di mandare via, allontanare, distruggere le cellule pretumorali o anche quelle tumorali, quindi è un agente che agisce come antitumore in molti dei tumori cutanei, soprattutto quelli epiteliali. E dall'altra parte la stessa reazione fotodinamica è in grado di spegnere molte delle reazioni infiammatorie che avvengono sulla pelle, quindi malattie infiammatorie come acne, come lichen, come altre
tante altre che sono caratterizzate da infiammazione, che una volta venivano trattate col cortisone, oggi si possono spegnere e controllare con la terapia fotodinamica. Il centro di terapia fotodinamica dell'UPMC di Roma consente di coprire anche le esigenze del centro sud. L'offerta di terapia fotodinamica non è così frequente nelle dermatologie ospedaliere del centro sud, quindi abbiamo pensato col Salvatore Mundi di creare un centro di terapia fotodinamica a Roma che sia in grado di raccogliere tutte le esigenze proprio del centro di Roma stessa, ovviamente, ma soprattutto del centro sud, che sono un pochettino sguarnite di questa importante prestazione dermatologica. Sono tanti i bambini che in Italia nascono prima del termine della gravidanza, circa 30.000. Di questi, 4.500 hanno un peso inferiore a 1.500 grammi e prematurità grave. Tutti hanno bisogno di un'assistenza adeguata e di un programma di follow-up strutturato e multidisciplinare. È stato fatto un passo importante per i neonati prematuri, perché tra le misure indirizzate all'infanzia e all'adolescenza sono stati considerati anche i più fragili, coloro che hanno bisogno di maggiore cura e attenzione. Il presidente della Società Italiana di Neonatologia, SIN, Fabio Mosca, commenta così le due mozioni approvate dalla Camera, a firma di Paolo Lattanzio, del Partito Democratico, e Francesco Lollobrigida, di Fratelli d'Italia, per un nuovo piano del governo sull'infanzia e l'adolescenza, che vedono insieme ai proponenti anche Paolo Siani, pediatra e parlamentare, capogruppo PD, Commissione Infanzia e Adolescenza. Tra i diversi impegni c'è infatti quello di promuovere in ogni regione una rete di servizi di follow-up per seguire neonati prematuri o con patologia cronica e per sostenere le loro famiglie anche con un'assistenza domiciliare adeguata. La SIN da sempre sostiene la necessità del riconoscimento ufficiale da parte del Sistema Sanitario Nazionale dei servizi di follow-up multidisciplinari, che oggi rappresentano una realtà troppo varia ed eterogenea, spesso insufficiente quanto a risorse strutturali e di personale. Ci auguriamo, conclude Mosca, che la legge venga presto approvata, sempre a tutela di mamme e neonati e anche a difesa della natalità. Occorre infatti prevedere politiche sociali ed economiche sempre più organiche e strutturate, che mettano al centro la famiglia e che favoriscano la genitorialità, proprio quello che si sta provando a fare oggi. Un altro passo per mettere il neonato al centro del futuro.